18 luglio 2014 e oggi mi trovo a fare l'indagine proprio dove c'è stata la rottura dell'argine del fiume Secchia nel gennaio 2014 e questo è il nuovo argine che è stato fatto rinforzando il preesistente come larghezza della sezione ma anche innalzando il precedente di alcuni decimetri. Questo è il contesto, ci troviamo quindi nella pianura modenese, nel comune, dovrebbe essere il comune di Soliera, e qui si è rotto l'argine, un argine rettilineo, che ha poi comportato la fuoriuscita di diverse centinaia di metri cubi di acqua che hanno esondato questa pianura di fronte a me. Dopo la rottura dell'argine, l'argine appunto è stato rifatto completamente. In questa indagine cercherò di capire la differenza di caratteristiche sismiche nelle varie posizioni parallelamente all'argine esistente.